Prima l'Expo, poi il Mose, infine la mafia capitale. Milano, Venezia, Roma a comporre un inedito triangolo delle nefandezze in cui è caduta l'Italia. Ogni storia naturalmente ha le sue caratteristiche peculiari, ma nell'opinione pubblica si uniscono l'un l'altra determinando un micidiale effetto domino, da cui nessuna istituzione pare uscire indenne e che ci sta riportando con la memoria al tempo di Tangentopoli. Se si guarda al paese di oggi e lo si confronta con quello di 20 anni fa, non c'è dubbio alcuno che di cambiamenti ne siano avvenuti molti, ma non quelli che in tanti avevamo sperato. Non è venuto meno soprattutto quel perverso intreccio tra politici, imprenditori, uomini delle istituzioni che grava come una cappa sulla società e sull'economia. Semmai, come ha sottolineato in questi giorni il presidente dell'autorità anticorruzione Raffaele Cantone, sembrano essersi palesemente ribaltate le parti. Le cronache di Tangentopoli ci avevano restituito, almeno all'apparenza, l'immagine di una politica onnipotente e onnipresente, a cui il mondo delle imprese era costretto a pagare dazio se voleva lavorare. Quello che oggi emerge dalle intercettazioni romane, ma anche dalle vicende milanesi e veneziane, è invece una politica debolissima, un sottobosco di figure di secondo piano che appaiono poco più che docili strumenti nelle mani della criminalità e di affaristi senza scrupoli. Una politica gregaria, in altre parole, di poteri ben più forti e ramificati. E la società civile, mai come in questo caso, non può chiamarsi fuori da una seria analisi. Tangentopoli ha dimostrato che smantellare a colpi di inchieste, di manifestazioni di piazza, un sistema politico corrotto è molto più facile che costruire un nuovo senso morale. Per quello serve sì un cambiamento radicale, ma che parta anche da noi stessi, dai principi del nostro agire, dal valore che diamo ai soldi, dal tempo libero che siamo disposti a impegnare per la comunità e spesso anche dai compromessi e dai vantaggi personali che siamo disposti a rifiutare in nome di un'idea più alta di giustizia.